Eccoci al passaggio numero 3. Infatti, dopo aver sbloccato il bacino, che come avrai potuto intuire è l'insieme di articolazioni, di muscoli di passaggio, il fulcro centrale del movimento della subacquea, okay? Quindi immagina avere un bacino bloccato, non ti può sicuramente permettere di eseguire un movimento sott'acqua efficace. L'altro insieme di articolazioni che deve essere assolutamente sbloccato tendenzialmente nella maggior parte dei nuotatori, in particolare nel nuotatore master, è tutto ciò che riguarda l'estensione toracica e la flessione delle spalle. Perché? Seguimi. Se hai difficoltà a mantenere le braccia in questa posizione, quindi se ad esempio già in ginocchio ti trovi in questa postura, oppure in piedi ti trovi in questa postura, come puoi pensare di eseguire una subacquea dove il corpo è posizionato in linea nella maniera corretta per essere idrodinamico? Quindi bisogna intervenire anche nell'apertura e nella mobilizzazione di tutte queste strutture della parte alta del corpo. Per farlo andiamo a imparare l'estensione toracica. L'estensione toracica, il primo esercizio che possiamo fare è a pancia a terra, con le braccia lungo i fianchi rivolte verso il basso, sei completamente sdraiato, chiudi il mento, porta la coda tra le gambe, quindi retrocessione del bacino, glutei contratti e apri il torace in questo modo. E torni giù. Appoggi e sali. Appoggi. E sali, quindi le spalle vanno verso dietro, il collo non si muove, quindi il mento è chiuso e vai. Guardi sempre verso il basso, non vuoi fare questo. Qua vai solo a schiacciare le tue vertebre cervicali e di estensione toracica non c'è neanche l'ombra. Quindi concentrati sul torace, spalle basse, inspira e scendi. Ok, stop. Questo movimento è molto utile per imparare che il tuo torace, oltre che fare questo, come quando stai nuotando, può fare anche questo, che è quello che ti serve poi durante la subacquea. Quindi evitare questo tipo di chiusura, ma ricercare questa apertura senza fare sforzi.